Allora, parliamo del responsabile del procedimento e del responsabile in via sostitutiva. Allora, la legge 241 del 90 ha avuto quale finalità quella di andare a modificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e il privato cittadino. In questo senso si è passati da una pubblica amministrazione autoritativa a una pubblica amministrazione partecipativa, cioè che consente sostanzialmente al privato di partecipare all'attività amministrativa della pubblica amministrazione. In questo senso, diciamo, gli articoli principali riferiti alla figura del responsabile del procedimento, che è una figura principale all'interno del diritto amministrativo, dobbiamo prendere in considerazione gli articoli 4, 5 e 6. In particolare, viene stabilito che per ciascun procedimento amministrativo debba essere individuata l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di tutti quelli che sono gli atti conseguenti. In questo caso, l'individuazione dell'unità organizzativa può avvenire direttamente ad opera della legge o da parte della singola pubblica amministrazione. In questo caso, la responsabilità dell'istruttoria, ovviamente di tutti gli atti ad essa conseguenti, vengono posti in capo al soggetto preposto all'unità organizzativa, che ha la possibilità di delegare tali adempimenti a ulteriori soggetti facenti parte sempre della medesima unità organizzativa, che siano quindi soggetti appartenenti al ruolo dell'amministrazione. Questo, diciamo, incarico deve avvenire tramite un atto di assegnazione, che deve essere redatto in forma scritta, datato e sottoscritto, e deve contenere altresì l'espressa indicazione se il responsabile del procedimento, cioè il soggetto così individuato, ha altresì la competenza ad emanare il provvedimento finale. Questo perché appunto non è detto che i due soggetti coincidano. Ulteriormente è bene precisare quelli che sono i compiti e che vengono esplicitati dall'articolo 6 della legge 241 del 90. In particolare deve curare tutta la parte relativa all'istruttoria, verificare che ci siano tutti i presupposti per l'emanazione del provvedimento finale, cura altresì quella parte relativa alla notificazione, alle comunicazioni, che è un istituto fondamentale che va ricollegato all'articolo 8 e all'articolo 7 della legge 241 del 90 e quindi con specifico riferimento quindi alla comunicazione di avvio del procedimento a quei soggetti che sono destinatari per volontà della legge di ricevere tale comunicazione. Ulteriormente, tra i suoi compiti vi è quello di chiedere l'integrazione documentale nel caso in cui la stessa risulti carente e di compiere tutti quegli atti all'uopo necessari per l'istruttoria e per il completamento dell'istruttoria stessa. Ulteriormente, tra i suoi compiti vi è quello della possibilità di indire la conferenza dei servizi, cioè quell'istituto che è disciplinato dagli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 90, che è un istituto di semplificazione dell'attività amministrativa. Infine, tra i compiti, nel caso in cui ciò sia espressamente stabilito, vi è quello di emanare il provvedimento finale. Nel caso in cui però il soggetto non sia lo stesso, il sostituto, o meglio il soggetto che viene individuato come competente per l'emanazione del provvedimento finale, deve attenersi a quelle che sono le risultanze dell'istruttoria. Salva la possibilità per lo stesso di andare a discostarsi da tali risultanze, dandone un'adeguata motivazione. È importante sottolineare, come ho detto inizialmente, che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di emanare e di notificare tramite le norme previste dal codice di procedura civile la comunicazione di avvio del procedimento. Si tratta quindi di quell'atto che consente al soggetto interessato, al controinteressato e ai soggetti che per legge devono intervenire di partecipare al procedimento, cioè sostanzialmente si va a instaurare un contraddittorio con la pubblica amministrazione, che potrà essere tanto più pregnante a seconda che l'attività dell'amministrazione sia un'attività discrezionale o un'attività vincolata. Ulteriormente, nel procedimento amministrativo, ma non destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, sono quei soggetti che vengono individuati dall'articolo 9 della legge 241 del 90.
Cosa accade se anche il responsabile in via sostitutiva non interviene nel termine assegnato? In questo caso è importante sottolineare che la legge 241 del 90 prevede l'individuazione già al monte, cioè già con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento, del titolare del potere sostitutivo, cioè quel soggetto al quale il privato può adire affinché in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto provveda all'emanazione del provvedimento E finale. cosa accade se anche questo non adempie nel suo termine? In questo caso si attiva e può essere attivato dal privato l'istituto dell'indennizzo, che è un istituto differente da quello che è il risarcimento del danno, in quanto consegue direttamente all'oggettiva, mancata rispetto del termine. Ovviamente è necessario però che venga seguito un preciso iter, perché il privato deve adire il titolare del potere sostitutivo, entro il termine di 20 giorni dal termine, entro il quale doveva essere adottato il provvedimento. È solo nell'ipotesi in cui non venga adottato dal titolare del potere sostitutivo, può chiedere l'indennizzo. Indennizzo che viene quantificato in una somma giornaliera per ogni giorno di ritardo nella misura massima di 30 euro fino alla concorrenza Ed dell'importo è complessivo. l'unica misura che può adottare l'interessato, quella dell'indennizzo. No, perché può ovviamente agire contro il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, quindi parliamo del decreto legislativo 104 del 2010, che consente al privato di adire il giudice amministrativo che provvederà attraverso un procedimento nel quale verrà accertato l'inadempimento della pubblica amministrazione nell'emanare il provvedimento e ulteriormente assegnando un termine alla pubblica amministrazione non superiore a 30 giorni entro il quale dovrà emettere il provvedimento, fermo restando che in questo caso la sentenza può essere emanata attraverso una decisione in forma semplificata, quindi non è necessario che venga adottata una motivazione, diciamo, in senso ampio, nel quale vengono esplicitate tutte le ragioni.